Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 61 e 62, 20 e 21 aprile del 1900. Continua il mio amabile Gesù a venire quando appena è ad ombra ed anche a venire non dice niente. Questa mattina poi, dopo avermi rinnovato i dolori della croce per ben due volte, guardandomi con tenerezza mentre stavo soffrendo lo spasimo delle trafitture dei chiodi, mi ha detto: la croce è uno specchio dove l'anima rimira la divinità e rimirandosi ne ritrae i lineamenti, la rassomiglia più consimile a Dio. La croce non solo si deve amare, desiderare, ma farsene un onore, una gloria della stessa croce. Questo
è operare da Dio e diventare come Dio per partecipazione, perché solo io mi gloriai della croce e ne feci un onore del patire. E l'amai tanto che in tutta la mia vita non volli stare un momento senza la croce. Chi può dire ciò che comprendevo della croce e da questo parlare del benedetto Gesù, ma mi sento muta di esprimerlo con le parole. Ah, Signore, vi prego a tenermi sempre confitta in croce, affinché, avendo sempre dinanzi questo specchio divino, possa tergere tutte le mie macchie ed abbellirmi sempre più a vostra somiglianza. Trovandomi nello stesso stato, anzi con un poco di timore per cosa mia particolare, il mio dolce Gesù nel venire mi ha detto: e sono i vasi sacri, ed è necessario di tanto in tanto spolverarli. I vostri corpi sono tanti vasi sacri in cui vi faccio la mia dimora. Perciò è necessario che vi faccia di tanto in tanto delle spolveratine, cioè che li visiti con qualche tribolazione, per fare che io vi stia sempre con più decoro. Perciò statti calma. Dopo ciò, avendo fatto la Santa Comunione ed egli avendomi rinnovati i dolori della crocifissione, ha soggiunto: figlia mia, quanto è preziosa la croce! Vedi un po', il sacramento del mio corpo per darsi all'anima la unisce con me. La trasmuta fino a diventare una stessa cosa con me. Ma col consumarsi delle specie si disunisce l'unione realmente contratta. Ma la croce no. Essa prende Dio e l'unisce con l'anima per sempre, e con maggior sicurezza lei si pone come suggello. Dunque la croce suggella Dio nell'anima in modo che non c'è mai separazione tra Dio e l'anima crocifissa. Oggi il Signore Gesù attraverso questi capitoli ci porta molto in alto, come lui stesso ha detto, operare da Dio e anche pensare da Dio. Ecco perché la dottrina della croce è quanto di più assolutamente divino esista nella vita di Gesù ed è quanto di più, come dire, assolutamente distante dall'umano ci possa essere. La Sacra Scrittura ci aiuta con tantissimi passi, che sono un eco di queste parole di Gesù, o forse meglio ancora che un eco, un prodromo e anzi una splendida illustrazione del senso cristiano della croce. San Paolo dice che Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Cominciamo da qui, per una felice coincidenza, ecco. Questa meditazione cade nel giovedì dopo le ceneri e anche il Vangelo di oggi sarà: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. No? Quindi sono le sorprendenti due incidenze. Comunque, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Perché? Scandalo etimologicamente significa pietra d'inciampo, cioè perché per i giudei? Perché già per l'ebraismo e per la sua idea di Dio, concepire che Dio potesse farsi carne era già un'assurdità. Ma poi che Dio fatto carne morisse come un malfattore, in quel modo, era un'assurdità nell'assurdità. E quindi scandalo perché, San Paolo lo spiega, loro vi inciampano in questa pietra perché non credono alla predicazione. Quindi cioè, diventa un ostacolo assoluto, insormontabile, cioè tutto posso credere, dato che è morto in croce, meno che quello che è morto in croce è Dio fatto uomo. Questo significa. E stoltezza per i pagani, cioè, ecco, i pagani sono l'emblema della mentalità del mondo. Ecco perché, poi vedremo cosa ci ricorda Gesù nel Vangelo, no? Perché Gesù dice questo operare da Dio e anche, come vedremo, pensare da Dio? Perché amare la sofferenza, amare l'umiliazione, amare di morire in un modo così orribile, è quanto di più ripugnante ci sia alla natura umana. Cioè, qualunque uomo, cioè,
Se un mondano sa che un cristiano ha fatto una mortificazione, una penitenza, ancora di più se dovesse essere una penitenza, come dire, di altri tempi, diciamo così, senza aggiungere altro, la prima cosa che penserebbe direbbe: questo è matto. Appunto, la croce è stoltezza per i pagani. Cioè, se qualcuno è così scemo, ecco, dice un pagano, da voler andare a soffrire, beh, chiamiamo il 113 e compatiamolo. Ecco. Questo è il senso di questa cosa. E qui dobbiamo fare attenzione, perché ci sono molti cristiani anche praticanti, ma che la pensano perfettamente così. Ecco, è il grande capitolo drammaticamente attuale dei praticanti non credenti, perché oggi tra credenti non praticanti e praticanti non credenti. Cioè, molti non praticano per niente perché si dicono credenti non praticanti. Tra quelli che praticano, molti sono praticanti, ma la fede non ce l'hanno più. E qui stiamo, diciamo, all'università della fede, insomma, perché la dottrina della croce è dottrina alta, ma purtroppo non ci siamo su molte altre cose, molto più terra-terra, insomma, a volte non abbiamo manco la quinta elementare, insomma, nella fede, almeno così si chiamava ai tempi miei, adesso queste riforme delle scuole, io non è che ci capisco più tanto un granché. E cosa dice ancora Gesù sulla croce? Ecco, proprio nel passo, che adesso non mi ricordo in base a quale evangelista, può darsi che lo sentiremo proprio nella messa di oggi, che mi ricordo però che parla della croce, quando Gesù parla della croce, fa il primo annuncio della passione, dopo aver spiegato, chiunque vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. San Pietro lo prende e gli dice: Ehi, ehi, oh, ma dico, ma stiamo scherzando? Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù lo caccia. E prima lo chiama Satana, lungi da me Satana, e poi gli dice: Perché tu non pensi secondo Dio, vedete, operare da Dio e pensare secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè, cosa è il pensare da uomini? Il pensare da uomini è tutto deve succedere meno che muori in croce. Perché Dio te ne scampi e liberi, guarda tutto, meno che questo. Cioè, dimmi qualunque altra cosa, ma non mandati a dire che devi andare a soffrire, a essere flagellato, sputacchiato, preso dai pagani, umiliato, bistrattato e poi morire in croce. Ma stiamo scherzando, ma dico. Gesù gli dice, lungi da me Satana, che significa? Significa che tutto ciò che ti allontana dalla croce è satanico nella fonte. Ed è mondano nel contenuto, è proprio la quintessenza dello spirito del mondo, perché lo spirito del mondo vuole godere, non vuole patire. Nella cultura in cui viviamo, qualunque tipo di espressione culturale, cinematografica, musicale, eccetera, eccetera, non di rado capita di ascoltare di veri e propri inni alla sfrenatezza nei godimenti terreni e quindi alla fuga dalla croce, no? Proviamo a guardare con questo occhio anche, almeno per quanto riguarda l'Italia, non voglio certamente adesso scadere in abbassare il tenore di una meditazione, però i recenti interventi legislativi, no? Che cos'è la problematica relativa alla cosiddetta eutanasia? Non è togliere la morte perché non si può, ma è togliere la sofferenza. Quindi è eliminare la croce. E per carità, la croce è dottrina severa, dottrina soda, solida, ecco, austera, ma è dottrina di vita eterna. Pensate quanto la mentalità del mondo sia proprio giunta ai livelli dell'anticristianesimo. Tutti quanti si preoccupano dell'anticristo, delle cose, ma l'anticristianesimo è già perfettamente operante, insomma, no? Poi se ci sia qualche emblema, come dire, rappresentativo, per carità. Insomma, tutto è possibile, no? Ma l'anticristianesimo è indubbiamente già operante, no? Gesù dice che la croce non solo si deve amare e desiderare, e qui sarebbe molto interessante, ecco, passare in rassegna gli amanti e i desiderosi della croce, cioè quelli che dicono al Signore: dammi la croce, io mi godo nella croce, mi compiaccio nella croce, non voglio scendere dalla croce, quindi se mi arriva non ti chiedo di togliermela. Ma questo è ancora poco, dice Gesù, dice, mamma mia, se uno desiderasse la croce, non basta. Farsene un onore, una gloria della stessa croce.
C'è un bellissimo canto di Monsignor Frisina, non voglio fare pubblicità né un trailer, ma che si chiama Nostra Gloria è la croce di Cristo in lei la vittoria. Attenzione, non solo Nostra Gloria è la croce di Cristo, cioè la sua, che è nostra gloria, perché attraverso la croce siamo stati salvati, no? Ed era nostra gloria perché il Signore ci trasmette i meriti della sua croce, perché questo è il meccanismo spirituale della giustificazione della salvezza, no? Gesù ha sofferto per noi e ci comunica i suoi meriti, le sue espiazioni, tutto quello che lui ha vissuto in croce. Ecco, ma il canto dovremmo poi rimodularlo: nostra gloria era mia croce, capito? Mia gloria era mia croce, dalle piccole alle grandi. Ecco, per questo che il tempo di Quaresima è un tempo in cui questa austera dottrina viene riproposta dalla Chiesa. Ed è evidentissimo, come è stato fatto anche autorevolmente notare, che la Quaresima non è, ecco, riempirsi semplicemente di tanti sacrifici e poi rimanere invischiati in vizi e peccati, no? C'era anche San Leone Magno, a cui ieri ha fatto eco l'ultimo dei suoi successori, che diceva: sì, attenzione alla penitenza del corpo, deve soprattutto fare eco l'astinenza dai peccati, perché non serve, ecco, fare tante astinenze del corpo se poi io sono un mezzo diavoletto nell'operare. Tuttavia, ecco, l'astinenza del corpo, il digiuno rigorosamente, religiosamente, scusate, interpretati e vissuti, sono un aiuto, sono un mezzo di santificazione, perché ci spogliano da tutti quanti gli attaccamenti disordinati a noi stessi, dalle nostre cattive tendenze, per metterci in condizione di essere rivestiti di virtù. Gesù dice: attenzione, questo è pensare e operare da Dio. Cioè, chi opera divinamente, chi desidera la croce, chi ama la croce e chi si gloria della croce. San Paolo diceva: io non mi vergogno della croce, né di quella di Cristo, né di quella mia, no? Ci sono i passi dove dice: io mi compiaccio in cosa? Nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle angosce sofferte per Cristo. Cosa sono queste? Sono croci. Le mie infermità sono tutto quello che ci rende debole, no? Quindi, ecco, chi di noi, per esempio, ha un'infermità fisica, una sciocchezza, un'artrosi, no, una piccola malattia, non lo so, cronica, soffre di mal di testa, non lo so, piccole cose, no? C'è un'allergia. C'è qualcuno che dice: ah, ma che bella cosa questa, ringraziamo il Signore, questo è un tesorino prezioso. Attenzione, uno deve cercare di tenerlo sotto controllo, perché la salute fisica è nostro dovere davanti a Dio curarla, no? Però ci sono alcune fastidietti, ecco, che ci danno soltanto qualche piccolo fastidietto, quindi non sono delle cose gravi. Vanno tenute sotto controllo, ma per quanto le tieni sotto controllo, ogni tanto fanno capolino. Quella è gloria, quella lì. Cioè, uno dovrebbe essere gioioso: Signore, non me la toglie del tutto, quindi, per carità, mantienimi sempre in buona salute, in modo tale da poter ti servire e campare, se vuoi, anche 200 anni, non perché sono attaccato alla vita terrena, ma perché voglio servirti assai. Ecco, però non me la toglie del tutto, perché è una piccola coroncina. Questo si deve dire da persone equilibrate, non da persone fanatiche o fuori di testa, ma si deve dire. E senza pensare: ma se dico questo sono matto, perché Gesù non dice questa cosa qui. Se pensi questo, non sei ancora santo, ma cominci a essere incamminato verso la strada che porta alla santità. Non sei matto. Non soltanto che non sei matto, ma pensi da Dio, operi da Dio, e addirittura, dice Gesù, diventi Dio per partecipazione. Noi dobbiamo, per questo, le ore della passione, a mio avviso, io
più ne sto a contatto e più ne apprezzo proprio la straordinaria, veramente portata santificatrice sotto tutti i punti di vista. Quello è un libro da studiare in continuazione, soprattutto vedere come Gesù si è comportato, no? Ci sono dei passaggi, ci sono dei tratti che si incontrano lungo queste veramente spettacolari 24 ore, che sono assolutamente edificanti e commoventi, no? Cioè, i particolari che Luisa nota, e quando stavano tormentando Gesù, lui li guardava con uno sguardo, a parte pieno di dolcezza, ma tale come per dirgli: datemene ancora. Oppure, cioè, la scena drammatica, no? Cioè, alzano, crocifiggono Gesù, si ritrova alzato e dice: più pene ancora. Cioè, quando uno legge una cosa del genere, dopo tutte le descrizioni precedenti, si sente proprio trafiggere il cuore, si sente vergogna, no? Almeno io mi vergogno, insomma, perché dice: ma guarda, o quando vede la croce, che stava già distrutto Gesù, insomma, con il digiuno, stava morendo di fame, stava morendo di sete, avevano già mazzato di botte, insomma, gli avevano date tante, insomma, massacrato con la flagellazione, incoronato orrendamente di spine, dice che le spine gli arrivavano dentro gli occhi, dentro le orecchie, non si reggeva in piedi, vede la croce e parte, capito? Manco se avesse visto la prima degli innamorati, l'abbraccia, dice: oh, non vedevo l'ora, è tutta la vita che ti aspetto. E noi dobbiamo pensarci a queste cose, eh. Che dobbiamo dire adesso? Chiaramente questa è una frase blasfema, ma pensiamoci seriamente. Pensiamo che Gesù era matto? D'accordo, perché se pensiamo che un cristiano che faccia così è matto, allora è matto pure il suo capo. Bisogna essere molto attenti, eh. E quindi se troviamo qualcuno che ama la croce, se non lo possiamo, diciamo così, comprendere e seguire, bisogna almeno averne un pochino di rispetto. Astenersi dal dire è matto, già sarebbe qualcosa. Questa dottrina ha segnato tutta la vita di tutti i santi, e guai a scendere da questo. San Luigi Maria Monfort, tutti lo conoscono, tutti, molti lo conoscono per il Trattato della Vera Devozione, che è un po' il suo bestseller, qualcun altro per il Segreto di Maria, pochi per un'altra opera che raccomando vivissimamente di leggere con estrema attenzione, particolarmente in questo tempo benedetto che era Quaresima, che era Lettera agli Amici della Croce, dove Gesù, dove San Luigi Maria Monfort, certamente sotto ispirazione divina, spiega come, tra l'altro, un'anima mariana è un'anima crocifisso. Cioè, lui girava con il crocifisso nella mano destra e la corona nella mano sinistra, sempre. Ma del resto, se uno fa attenzione, noi sappiamo che la Madonna si è inventata un monogramma, dandolo all'umanità, che è il retro della medaglia miracolosa. Cioè, sappiamo che ci sono dei monogrammi di antica tradizione, per esempio il Chi col Ro o il JHS, che rappresentano diversamente, a diverso titolo, Gesù. Ma questo se l'ha inventato la Madonna. E che cosa dice il retro della medaglia miracolosa? Lo sappiamo, c'è la M in cui è incastrata la I e sopra sormonta la croce. Vuol dire che Gesù e Maria sono tra loro inscindibili l'uno dall'altro, e che la loro vita, una vita crocifissa, è inscindibile dalla croce. Cioè, dire Gesù e dire Maria, dire Gesù crocifisso e Maria crocifissa, è la stessa cosa, ipso fatto. Poi cuoricini intorno, i cuoricini in basso, perché la sofferenza ha valore agli occhi di Dio, non perché siamo masochisti, ma perché la si accoglie come atto di amore, la si offre come atto di amore al Signore, la si vive come strumento di salvezza per sé e per tutti. Ovviamente Gesù e Maria c'erano soltanto per tutti, non anche per sé. E intorno le 12 stelle, cioè che da questi misteri deriva completamente la vita della Chiesa. Cioè, la Chiesa non può vivere se non ci sono suoi figli e sue membra che sono realmente incastonati e proprio radicati nella dottrina santa della croce, non solo per le anime vittime di cui era
una era Luisa, ma ce ne sono sempre state e sempre ci saranno. Ma anche chi non ha, diciamo così, una vocazione tanto austera che giunge tanto in alto, ma semplicemente da fedele comune, prende sul serio la dottrina della Santa Croce, perché basterebbe quella. Cioè, pensiamo che la quasi totalità delle volte l'uomo esce dalla divina volontà, se uno ci pensa, e questo lo spiega molto bene la lettera agli ebrei, per cosa? Perché non vuole soffrire, per paura della croce. Provate a pensare. Cioè, se uno ti fa un piccolo rimprovero e tu ti adombri, perché ti adombri? Perché un piccolo rimprovero è una sofferenza, è una croce. È una croce. Se ti incupisci perché sei posposto a qualcun altro nella stima e nella considerazione, che cos'è? È la croce. D'accordo? Non è gradevole essere posposti all'attenzione a qualcuno, è una croce. Sarebbe bello proseguire questa meditazione. Tu pensa a tutte le altre cose per cui ti alteri, ti arrabbi, ti inquieti, ti innervosisci. Vedrai se trovi altro che una croce a cui ti sei ribellato. Non c'è nient'altro. Cioè, se facciamo pace con la croce, d'accordo, ma proprio pace, 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 ah, facciamo proprio un ingresso, come dire. Un ingresso trionfale nel regno della divina volontà, trionfale, immediato, istantaneo. Proviamo a pensarci. E nel secondo capitoletto, Gesù rincara la dose. Attenzione, quando le anime, siccome i vostri corpi sono tanti vasi sacri, qui ancora chi conosce un pochino la Sacra Scrittura, ho dimenticato che ricorderà l'Apostolo Paolo, no? Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta, che sono i nostri corpi. Allora, per tenere questi corpi belli puliti, questi vasi sacri belli lindi, bisogna che ogni tanto arrivi qualche tribolazione, se no si sporcano. E prima citavo, vorrei concludere, la lettera agli ebrei sintetizza questo orrore della croce come il grimaldello, la leva con cui il diavolo tiene tutti in suo potere. Tutti. La lettera agli ebrei, nel capitolo 2, dice: attenzione che Gesù Cristo è venuto sulla terra per liberare attraverso la sua morte tutti quelli che il demonio, per paura della morte, teneva in suo potere. Questa espressione misteriosa, che significa? Paura della morte, che significa? Non soltanto paura della morte fisica, ma è la paura di morire, cioè di morire in senso metaforico. Morire vuol dire morire proprio io, quindi paura di soffrire. La croce è tutto ciò che fa morire la nostra volontà e il nostro io. Allora, siccome nessuno degli uomini vuole fare questo, e se non fai questo esci subito dalla volontà di Dio, capite che il demonio, ma che cosa fa il demonio? Come tenta le persone il demonio? Le tenta con i piaceri, le tenta con gli idoli del mondo, le tenta con la superbia, con il successo, con le famose 3S, sesso, soldi e successo, no? O le 3P, se uno preferisce, piacere, possedere e potere. Che cosa sono queste cose? Sono forme di esaltazione del nostro io, di gratificazione gratuita e di vita, come dire, tranquilla, spensierata e senza sofferenze, senza dolore. È questo, no? Quindi il cosiddetto scandalo della croce, noi non possiamo, come dire, accantonarlo o archiviarlo in soffitta. Ho detto già tante volte che nell'omelia della scorsa festa dell'esaltazione della Santa Croce, il Papa ha ricordato, attenzione, parlando certamente, pur senza nominarli, questa è la mia interpretazione, ai praticanti non credenti, che non possiamo fare un Cristo senza croce, non sta scritto da nessuna parte che se io vivo in comunione con Dio non soffro più. Casomai c'è scritto il contrario nel Vangelo. Attenzione, sofferenza non vuol dire tristezza, non vuol dire disperazione e non vuol dire vita infelice. Affatto. D'accordo? Perché sulla croce i figli di Dio stanno lieti e felicissimi. Nostra gloria, nostro vanto, nostra gioia è la croce.
E Gesù conclude la meditazione dicendo, fa una prima, un primo paragone, no? Cioè, noi sappiamo che la comunione sacramentale, che poi in altri passi Gesù paragona all'unione con la divina volontà, che però è argomento molto affine a questo, la comunione sacramentale non esiste in questo mondo forma di unione più grande che ordinariamente si possa avere con Gesù, perché con la comunione, spiega, l'anima si unisce a lui, anzi si trasmuta fino a diventare una sola cosa con Gesù. Però, come insegna la dottrina autentica della Chiesa Cattolica, questa unione cessa col dissolversi delle specie. Cioè, e ci mettono, come sappiamo, di media, insomma, dall'esperienza una decina di minuti, una quindicina di minuti, circa. Ecco perché per 10-15 minuti dopo la comunione non bisogna muoversi e fare almeno per quel tempo un po' di ringraziamento, perché altrimenti si porta anche, no, a nostro Signore Gesù Cristo a spasso, no? Però c'è stato quel momento, quell'unione cessa, e poi si ripristina certamente alla prossima comunione. Ecco, però dice la croce no, perché se tu stai felicemente crocifisso, stai, la tua anima sta unita con Dio per sempre e con sicurezza blindata. La croce suggella Dio nell'anima in modo che non c'è mai separazione tra Dio e l'anima crocifissa. Quindi, attraverso la croce, anche se non possiamo fare 500 comunioni al giorno, ma magari, insomma, no? Ecco, ma tu l'unione con Dio non la perdi mai. Altrove, più avanti, quando avrebbe parlato più chiaramente della divina volontà, Gesù avrebbe fatto la stessa immagine per quanto riguarda la fusione con la divina volontà, stessa identica immagine. Se la comunione sacramentale dura 15 minuti, la comunione con la mia volontà produce un legame indelebile tra me e l'anima, indistruttibile e indisgiungibile tra me e l'anima. Ovviamente, ma penso che sia inutile dirlo, questo non significa certamente sminuire né tantomeno minimizzare la fondamentale importanza della comunione sacramentale, quindi bisogna sempre intendere bene, perché quando Gesù fa questi esempi intende, come dire, portarci dentro la profondità dei misteri, no? La comunione rispetto all'amore alla croce è, come dire, in certo senso sta come mezzo al fine, perché se tu non sei unito a Gesù e al suo spirito, ma tu la croce non l'amerai mai, d'accordo? E la grazia che ricevi dalla comunione sacramentale ti aiuta ad amare la croce. Ecco, quindi niente interpretazione fuorviante. Pensiamoci però, proseguiamo questa meditazione ciascuno nel nostro cuore, soprattutto, ecco, prova a pensare quali sono tutte quante le cose che ti rendono inquieto, infelice o tutto il resto, e vedrai se troverai altro che il tentativo di sfuggire alla croce in tutte le sue dimensioni, sofferenze fisiche, morali, psichiche, spirituali. Prova. E una volta che te ne sarai persuaso, questo è il grande cambiamento di mentalità che la Chiesa auspica dai suoi figli anche nel tempo di Quaresima, quella grande conversione, cominciare a non pensare più da uomini, ma da Dio, non operare più da uomini, ma da Dio. Carissima Divina Maria, ecco, non c'è stato un istante in tutta la tua esistenza in cui tu non hai pensato in maniera divina e operato in maniera divina. Ti si chiama Divina Maria non senza ragione, non solo per la pienezza della grazia che ha praticamente
Alcuni autori usavano l'espressione indiato il tuo essere, quindi riempito veramente di divinità, ma anche perché ogni tuo pensiero e ogni tua opera erano pensieri e opere divine, perché segnate, sigillate, suggellate, intrise della Santa Croce. Stiamo in questo tempo davvero propizio e favorevole, ideale, ecco, per convertire il nostro cuore e la nostra mente, anzitutto convertire il nostro cuore e la nostra mente a questa divina dottrina. Aiutaci a farlo e aiutaci anche a esercitarci, come la Chiesa desidera, attraverso le opere quaresimali, in questa rinnovata riscoperta dell'amore alla croce, non solo dell'amore alla croce, del desiderio della croce, ma del gloriarci nella croce e di davvero tutti farne l'unico nostro punto di onore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.